Lucio? Oh. Tutto bene? Insomma, e a te? Trascorso tutta la notte abbracciato a mia figlia. Bellissimo. Beata a te, io invece mi sono sentito la nona d'introna. Un controfagot, camera donais, a destra i bassi, a sinistra gli alti. Non so dormuto proprio. Vabbè, va. A parte introna, diamo un senso alla nostra giornata. Vogliamo cosa cominciamo? Le dimissioni? Perfetto. Magari ci mette sindrome nelle dimissioni. In 2 secondi faccio le dimissioni. Non si può, caro Diomede. Cudo ad Achiangi, tu e la tua missione. Senti, e Martino De Santis che facciamo? Questa sì che è una bella domanda. Cosa ci vuoi fare più? Nunt. Bisogna dimetterlo. E non facciamo un tentativo di cambio, qualche ciclo? No, Piero, no. È troppo tardi, non serve a niente. Ci va a fare una dei met. Poi dimettiamo. Comunque, tranquillo. Gli parlo io, va bene? Ma glielo vuoi dire? No, perché glielo? Diglielo, non serve a nulla. Non ha senso. Diverso è quando il malato può partecipare, aiutandoci, collaborando con la terapia, reagire, ma nel suo caso... Vabbè, faccio dimissione allora. Fare dimissione, io vado in reparto, ok? A dopo. Gazzetta, Corriere dell'Espresso, videocassette per bambini? Che cassette hai? C'ho Heidi, l'ultimo di Antaro, Snoopy. Quanto costa Heidi? 2,90€. Me la dai? Sì. Aspetti, do il resto. Ciao, sì, grazie. Parti. Sveglio? Sì, mi hanno dimesso. Allora tutto a po'. Sì, ho lo stomaco un po' irritato. Adesso devo fare una cura a casa. Vabbè, ma tutto è bene quel che finisce bene. Oh, cercata. Heidi, ci sta a fare di Heidi? Per il bambino che deve nascere, sai, gli volevo fare il mio primo regalo. Ehi, damo, giovane del 9 mesi. Damo Jack Means. E voi che fai il regalo, sei team, dai. Buongiorno, Giovanni. Ehi, ehi, Luisa. Vuoi prendere Martino? Martino il maritino. Sì, ah. Andiamo a casa. Ah, caffè? No, grazie, io l'ho già preso. Martino? Magari, non lo posso bere per qualche mese. Poi lo potrò riprendere. Ah, vabbè, vai. C'è il caffè, pure se mi bevo questo cup di caffè. Si può anche fare a meno, sono tante altre cose sì, che sì. Si possono bere. Se per forza il caffè non... Ecco. Ecco se mandò, fessie. Nicola, fazze. Oh, chi è? Martino, va a casa, da salutare. Martino a casa? Ah, Martino, a casa, sì, sì, Martino, ciao. Ma e tu, cuzze lo è, tu, madre lo è, ma... Io sento che ti fastidio a te. Ciao, allora, Martino, ci andiamo a casa stamattina, eh? Visto che sei affezionato, li vuoi portare a casa tua, a casa, insieme a te, no? Dai, prendi le tue cose, vieni con me, che devo spiegarti cosa devi fare. Arrivederci. Ciao signora, grazie per il brodo e tutto quel che avete fatto a noi. Grazie. Grazie a voi. Saluti a casa. Tu. Se hai bisogno di qualche cosa chiamami, eh. E sei più forte. Buffemmo, siete più forti, no? Io sono tutto voc voc, ma non ci sei noto. C'è a fuoco. Che è successo? Sta tutto. No, mamma, purtroppo neanche oggi possiamo passare da te. Giorgio ha molto da lavorare, è un periodo particolare. Che avevi fatto? Riso, patate e cozze. E sarà per un'altra volta. Ora ti lascio, mamma, devo andare. Venite, venite, ragazzi. Ciao, mamma, andate. Dopo. Eccoci qua. Luisa e Martino, dottoressa di donna, piacere. Mia moglie. Molto piacere. Piacere. Allora, Martino. Qui c'è la tua terapia, mi raccomando, fai quello che c'è scritto qui e soprattutto riposati, d'accordo? Dottore, ma posso ritornare a lavorare? No Martino, no, per il momento no, non puoi tornare. E come faccio? Io ho bisogno di lavorare, altrimenti come mangiamo? C'hai ragione, però la salute è più importante del lavoro. Prima la salute, poi il lavoro. Ma se non lavoro, come faccio a pagarmi la salute? Beh, anche questo è vero, però Martino si tratta di fare un po' di sacrificio per qualche mese, dai, devi curarti Martino, va bu? Auguroni, in bocca al lupo per tutto. Per qualunque cosa chiamatemi o passate di qua direttamente e venite a trovarmi. Luisa, auguroni per il bimbo che verrà, ok? Ciao ragazzi, ciao. Scusa Giorgio, ma spiegami una cosa. Perché non può tornare a lavorare con una semplice irritazione al colon? Perché Martino non ha un'irritazione al colon. Martino, e che cosa? Ha 3 mesi di vita. Thank you.
Filippo, piace, non si buon pomeghiere, figuriamoci per fare i cruciverbi, ma battire, vai. E dal, e non sapisce sempre, ma sta storia, vai. Caffetteisce. Ciao ragazzi, bocca al lupo a tutti. Uè, ciao Martino, mi raccomando, eh. Ciao. Ciao Martino, sì. Ciao. Ciao, e crepi lupo. Vai, sì. Dalla dose, lupo, dai. Mi raccomando, eh. Evviva. Ok, tante cose, ragazzi. Ciao, mi raccomando. Ciao, buon viaggio. Ciao Martino, bel bagnone, eh. E c'è fuoco. Oh, che vuoi fare? Vuoi venire a giocare a calcetto, ma sì. Vai, pregiudicato, allora, vai. Ben pure, sì. Tu, Cafone, che fai? Che cosa? A giocare a calcetto. A giocare a calcetto. E ci spaccia, si sude. Si sude, certo. Si corre, si sude. Se no, se... Non è per me, scangi tutto. Non ti ho segnato proprio. Tu, Piccioli, che fai? Portiere, segna. Ok. Vai, domani sera calcetto. Sbanisce. Diomede, posso parlarti? Ma sei in agguato proprio. Ti volevo dire che sto scrivendo un'altra commedia. Ah, sì, clandestinamente. E di che si tratta? No, della continua della prima. Scusa, ma non si era ucciso il protagonista? Vabbè, si è ucciso, ma questa volta tutto si svolge nell'aldilà, capito? Ah, il protagonista chiede udienza a Dio per potergli parlare. Alt, ma una cosa, prima che il protagonista parli con Dio, gli dici una cosa. Sì. Dio, quando la sei commedia va a scrivere? Perché c'è, allora non devo scrivere più. No, se è morto il protagonista, basta, non scrivere più. Che c'è, ma perché c'è, però Shakespeare ne ha scritte tante di opere. Va bene, ma lui non era contento di se stesso, allora continua. A te è piaciuta la tua commedia? Bellissimo, come no? Ah, basta, hai fatto la tua opera omnia. Allora, non devo scrivere più. Non si mi viene proprio, c'è da scrivere. Basta e avanza, non andare con me. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Ti telefonerò. Ehi, la stella del reparto, la nostra Luci Wawa. Avanti, che cosa ti è successo, eh? Gli affari ti vanno male? Tuo figlio non ti scrive? Che è successo, dai? No, non è poco. Anche se è vero che non sa scrivere, manco se sa faccio di chi, né scrive, né che è. Comunque, abbraccio, un amore, ci se la vai a fare di me, cut. E dai, non fare così, vedrai che poi ti scrive, vedrai. Piuttosto tu, sfasci, perché non lo fai tu un figlio? Tu sei proprio scemo, guarda. E con chi lo dovrei fare un no, figlio? No, tu vada a fare. Voglio tutti una capa fresca. Lo so. Eppure ti garantisco che i tipi come te mi sono sempre piaciuti, sai? Lo so che appena mi vedi ti salgono i callacini. I callacini. Guarda, non sei il mio tipo, sei troppo rude. A me piacciono gentili, delicati. Hai sempre avuto una ricotta per me, è vero? Bella. Sa schicco si piace a te, la mia Jarry, giarrettiera mia. Arvat Chekhov, il nostro drammaturgo. Signori Sipario! Ehi, Davis, Martin se ne shoot, da tasse, se sono andato. Sì? E io comincio a gastimare un'altra volta. Sì. Gastimare, prima o poi qualcuno dalla somma va a sentire a me. Ah, proprio, fammi tu questa mosca, un colpito dell'allenamento, Chekhov. Sì. Beh. Lucia? Sì? Stai a sentire? Che cosa? Che cosa? La musica. Ti piace? Ah, sì, è vero, che bella musica. È veramente molto bella. Ti invita, proprio ti invita. Piatto. Fuori dal tunnel del divertimento. Oh, oh, oh. Fuori dal tunnel. Pubblicità. È finita la pubblicità. Ho capito, signora. Va bene. Probabilmente lei ha parlato con Cafonio. Sì. No, non è uno che non vuole lavorare, diciamo che è uno che purtroppo non sa neppure dov'è di casa il lavoro, signora, sì. Va bene, sì, vediamo a sua figlia, d'accordo. Beh, le faccio prendere delle vitamine, signora, non c'è bisogno che io la visiti, no? Non ho fame, non ho appetito. Vabbè, ma quanti anni ha sua figlia, signora? 25? Ho capito. Ma forse il lavoro, che lavoro fa, signora? L'indossatrice. Ah, capisco, quindi... Non mangia l'indossatrice, ha paura degli etti da me. Allora, signora, bisogna visitarla, signora, sì. No, perché queste poi cadono in problemi più seri. No, la faccia venire qui da me, chieda del dottor Clone, perfetto, sì, e io la visito. In maniera molto accurata, va bene, signora, va bene. Va bene, buongiorno, salve, signora.
visto che a sto punto le femmine non si faccio più, no, almeno le guardiamo, le visitiamo. Che c'è, Francesca? Perché quella faccia? Niente, Giorgio, sto pensando a quei due ragazzi, Martino e Luisa. Io sinceramente penso più a Martino. E a lei? A lei non ci pensi? Sola? E per di più con un bimbo in arrivo. Lo so, c'hai ragione, però ascolta. Lei è giovanissima e può rifarsi una vita. Lui invece... E tu pensi che sia facile rifarsi una vita? Tu te la rifaresti una vita, Giorgio? Che c'entra questa cosa adesso, scusa? Rispondimi, te la rifaresti? Ma non lo so, forse sì, forse no, non lo so. Complimenti. Francia, ascolta, bisognerebbe trovarci sì, nella situazione. Io non lo so come reagirei, va bene? Sono io sincero. So benissimo come reagirei. Ci vediamo, Giorgio. Ci vediamo più tardi, certo, Leo. Mocca la femme, come reagiresti, come non reagiresti? Tu dici una saccia, metti che passa di qua una sorta da femme, che so, Monica Bellucci. No, 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 è inutile che voi state lì a giudicare, guarda, clone, il solito, no, no. Non fate gli ipocriti, non fate gli ipocriti. Voi come reagireste? Chiamatemi e ne parliamo. Attenzione ragazzi e ragazze, oggi è l'ultima lezione perché domani ci saranno gli esami, quindi fate molta attenzione, anche perché come prassi, forse se avete studiato, qualcuno sarà premiato, forse. Se sicuramente avrete una raccomandazione, sicuramente sarete assunti, sicuramente siete raccomandati. Però se avete studiato ma non avete nessuna raccomandazione minima, tipo un uscire dall'obitorio, la domanda vi nascerà spontaneo. C'è stato affetto? Boh, fate i vostri. Comunque l'ultima lezione è la terapia. La terapia la dovete scegliere per gli orari, sempre comodi a voi, perché se c'è un paziente che deve prendere una pillola ogni 8 ore e coincidono con l'orario notturno, ma io mo mi devo alzare da dormire e devo dare la pillola a lui, la capagliede sta. Quindi chi mi sa dire come si fa? Vediamo chi mi risponde. Vai. Se il malato deve prendere la terapia ogni 8 ore, l'infermiere deve rispettare l'orario. Di conseguenza si alza anche la notte. Questa è la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Anche voi siete d'accordo? Sì, sì. Sì, sì. E brava le sci. Dite pure sì. Come io, mo, mi devo alzare e devo dare la pillola a lui. Sì, sì. Io pensavo fosse una domanda trabocchetto, per vedere quali erano le nostre reazioni. Ma devi vedere la reazione mia, mo. Per piacere, se il paziente deve rispettare, allora si mette se lui la sveglia sopra la sedia e si alza lui. Se no, proprio se non vogliamo, diciamo, rispettare l'orario, alle 7 tu prendi il caffè e pungi la pillolina. La notte si dorme. Oh, chiaro? Adesso andiamo nel reparto a fare le altre lezioni. Ma vedete con che testo dobbiamo andare noi a lavorare? Seguitemi in fondo, signori, alzatevi, prego, da questa parte. No, 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 no. Ragazzi, non ci siamo proprio. Avviso ai naviganti, va tutto male. Scusami, Dio, ma si può sapere che cos'altro è successo adesso? Voi avete notato nulla nel pronto soccorso che vi salti agli occhi? Qualche cosa di molto evidente? Ma io non vedo nulla, vedo tutto normale. Oh, Seb. Ah, no, 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 è così. Nell'armadietto i medicinali sono stati messi alla rinfusa. Ma questo lo sappiamo chi lo fa. C'è qualcos'altro? Oh, comunque domani mattina devo mettere tutto a posto là dentro. Ecco, bravo. Non mi piace proprio come è venuto. Sì? Tu che fai? Lo stilista di medicinali? Ci sei tu. Un vetrinista, un architetto. Sentiamo, come aggiusti i medicinali? A me mi è venuta un'idea. Ah, davvero? Allora, le pillole con le pillole. Le sciroppi con le sciroppi. Le gocce con le gocce. E la goccia che ti prenderai tu adesso, dove la metterai? Insieme alle altre gocce? E me si capisce. Si capisce, si scemo. Che stai facendo? La raccolta differenziata. Il vetro con il vetro, la carta con la carta. Guaglio, chi d'armadio è? Tu la dalla sé. Ad a stai fermo, con due adici che da stai fermo. Ah, non metta a po'. Non metta a po'. Quelli non esistono. E poi, non avete notato nient'altro? Ma... Non giusto? Cos'altro c'è da notare, scusa? Cos'altro c'è da notare? Delici, quel secchio qua, con quella ramazza, chi l'ha messo, là? No, no, Diomede, e tu mi hai fatto venire qua per questo motivo? Non ti sembra un buon motivo? Ah, se no, senti, guarda, Diomede, fai come fa quel signore la notte alla televisione, come? Quello che dice si faccia una domanda e si dia una risposta. Avanti, fatti la domanda, chi ha messo quel secchio lì? Chi ha messo quel secchio lì? Bravo, adesso datti la risposta. Introna. Bravo, risposta esatta, arrivederci. Io mi stavo chiedendo prima, ma dove l'ho messo il secchio con l'acqua? E invece stava qua. Stava. Senti, fammi una cortesia. Mi passi quella ramazza?
Questa qua? Sì, quella si chiama Ramaz, dammi te. Sì. Beh, allora ci vediamo dopo. No, dov'è? Stai qua. Allora mettimi la pezza sopra. Questa pezza qua? Sì, sì, sì. Sulla Ramaz. Ma questa è acqua sporca, eh? Che fa? Bagnata, bagnata. Bagnata, bagnata? Bagnata, bagnata. Non fa niente che sporca? Ah, sporca. Ho capito. Dove la metto? Qua, sulla Ramaz. Sopra qua? Sì, sì, sulla ramazza. Ok. Ok. Beh, siediti. Allora ci vediamo. No, siediti. Devo sedere. Ah, ho capito, mi devi far vedere come si lava. Ho capito. No, no, fai bene, sì, devo imparare ancora. Fai bene a darmi certe lezioni. Bravo, bravo, bravo. Era acqua sporca, eh? È perché tu un gap c'è. Fine della 118esima puntata. Un figlio, io un figlio. Ma però tu, guarda, e con chi secondo te? No, tu lo devi fare, amore. Ah, io? Tu ti improbla capa ferchiami. E poi, se, però ti devo confessare una cosa. Tu, i tuoi, i tuoi, sì. Tutto. Vai. Aspetta, aspetta, se spingi così. E se no? E spingi così? Dai, dove aspetta? Con la pizza! Dai, io molello questo! Andiamo in gliacco! E non si... E cosa ridi tu? Giù! E ci vedono i miei barriti! Lascialo di... Ma dove mai un molello costa? Mi sono letto, carino. Costa Heidi. Quanto costa Heidi? Fai così. Quanto costa Heidi? Quanto costa Heidi? Quanto costa Heidi? Quanto costa Heidi? Ciao ragazzi, in bocca al lupo a tutti. Vabbè. Ciao, un bacio. Fai il pulsante. Ciao ragazzi. Riso e piselli. Ad accendi. Non so, ma che bella, bella cosa di sempre si voleva. La stessa c'è. La stessa c'è. Io non ce l'ho. Io ce l'ho di qualche cosa che gli è. No, dici che non è fai... Ma non va. Fai vesco. Vada a chiudere. Fai vesco. La ridi che ha sentito come la passata, sì. Già tutti pronti. Per favore, togli essa l'acqua da. Poi dammi le mani. E l'acqua, dove sta? Ma che fa le mosse? Però bisogna parlare con l'acqua dotto, ragazzi, qua bisogna mettere l'acqua. Ma non ha pagato la bolletta. Attenzione! Si capisce che si scemo. Valeo, tu che fai? La raccolta differenziata, il vetro con il vetro, la carta con il vetro. Oh! Valeo! Ma la carta con il vetro, che no, 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 proprio non andiamo d'accordo. Avviso ai naviganti. Sì. No, 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 allora, no, che no, sei ragazzi. Già ritto. No, 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 ragazzi. No, ragazzi, questa scena non c'è da fare. No, no, no.